Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo nuovamente di Hyperversum, ma in questo caso della seconda trilogia, composta da Hyperversum Next, Hyperversum Ultimate e infine Hyperversum Unknown. Questa trilogia inizia con Alexandra che litiga con il padre Daniel perché ha preso un'ennesima insufficienza fisica e che quindi per recuperare dovrà studiare durante il weekend, momento in cui doveva andare ad una festa dove c'era anche Brad, il ragazzo di cui lei è innamorata, il solito ragazzetto popolare nelle scuole americane. Durante il weekend però i genitori non ci sono e il fratello deve andare a giocare a baseball o basket, non mi ricordo. E quindi lei, invece di studiare, andrà a curiosare tra i libri di fisica del padre, un po' per, ripeto, curiosità, un po' perché magari trova qualche libro che potrebbe aiutarla a superare questo sblocco che ha per la fisica, dato che il padre è un fisico, e trova però tra i libri di fisica del padre un libro particolare, che è tutto tranne che fisica, e all'interno del quale trova un nickname e una password, che sono proprio quelle dell'account del videogioco di Hyperversum che il padre Daniel usa per andare e tornare nel Medioevo e il mondo normale, il nostro. Questo però era un segreto che Alexandra non doveva mai assolutamente scoprire. Lei infatti per curiosità, per andare a vedere quali grandezze fosse e avesse questo gioco, si ritroverà all'interno di Hyperversum, quindi dentro proprio la storia, e dovrà affrontare diverse cose, diverse avventure che per Mark, che è il primo che incontrerà e l'aiuterà, sono assolutamente normali e per lei invece no. Mark poi scoprirà che è il figlio di zio Ian, il migliore amico del padre, e quindi per fortuna lei ha un aiuto da parte di Ian e del padre Daniel, perché conoscono già il mondo di Perversum o Hyperversum, poi dipende da come volete pronunciarlo, che è indifferente. E quindi poi anche lei farà la sua scelta, che poi dovrete scoprire voi se deciderete di leggere Hyperversum. La prima cosa che voglio dire è che non è necessario leggere prima la prima trilogia e poi leggere la seconda, quindi se volete non seguire l'ordine cronologico della storia potete farlo tranquillamente. Dall'altra parte però io vi consiglio di seguire l'ordine cronologico dei libri, quindi leggere prima la prima trilogia e poi leggere questa, perché io ho iniziato leggendo i primi due volumi della seconda trilogia e è vero che scorre e che si legge facilmente, dall'altra parte però non capivo a fondo le scelte di Daniel nei confronti della figlia Alexandra e di Ian nei confronti del figlio, e le scelte che poi prenderanno in seguito per i loro figli e le decisioni che avevano preso. Leggendo invece la prima trilogia, quindi sapere tutta la storia di Ian e Daniel, che poi è quella di Hyperversum, diciamocela tutta, Hyperversum sono Ian e Daniel, ho capito a fondo tutto quello che poi verrà dopo, quindi nella seconda trilogia, e per me è stato meglio così, in effetti. Alla fine della prima trilogia abbiamo capito come funziona Hyperversum per Ian e Daniel, però adesso dobbiamo un attimo capire come funzionano le cose per Alexander e Mark, che poi è la stessa cosa di Ian e Daniel, semplicemente. E quindi è una cosa che si ripete dopo tutto. E non c'è niente di nuovo dalla prima trilogia, solamente i personaggi cambiano, sono cresciuti quelli che abbiamo visto nella prima trilogia. Prendono decisioni diverse, hanno un pensiero diverso. Dall'altra parte, i nuovi personaggi hanno anche un loro pensiero nuovo, quindi c'è questa novità, no? Dei nuovi personaggi e una nuova ambientazione, nuove cose storiche che Ian non conosce perché lui si è spoilerato, tra virgolette, tutta la sua vita fino al momento in cui il primo figlio diventerà, insomma, cavaliere. Da quel momento in poi Ian ha deciso di non sapere più della sua vita, quindi di viversela al momento. E quindi da quel momento in poi, quindi diciamo dalla metà del primo in poi, Ian non conosce tutta la storia, quindi non può aiutare appieno Alex e Mark, così come aveva fatto con Daniel nella prima trilogia.
Comunque, le ambientazioni sono le stesse perché ci troviamo sempre nella Francia medievale. Sì, siamo un anno diverso, siamo 18 anni più avanti. Anche il meccanismo di Eberversum è lo stesso, quindi ci troviamo una sorta di mix tra novità e tradizione. La cosa non mi è dispiaciuta da un certo punto di vista, dall'altro un pochino sì. Perché avrei voluto vedere qualcosa di ancora più diverso rispetto alla prima trilogia. E invece c'è stato questo equilibrio che comunque, secondo me, è stata la scelta migliore. Comunque, il mio personaggio preferito, in generale è Daniel. Io lo amo, anche nella prima trilogia lo era e adesso anche nella seconda, perché io avrei ragionato nello stesso modo di Daniel, uguale. Se fossi stato in lui, avrei fatto praticamente le stesse cose, un po' meno Ian, perché ha preso scelte completamente diverse rispetto a Daniel, sacrificando tantissime cose che Daniel non avrebbe mai sacrificato, come la famiglia, per esempio. Però questo poi lo scoprirete nel dettaglio leggendo Eberversum voi stessi. E io mi ritrovo tantissimo in Daniel, un po' meno in Alexandra, nella figlia, perché Arex è una persona che deve fare tutto lei. Non voglio aiuti, non voglio quello, non voglio quell'altro. Uguale a Ian, e perciò non mi sono proprio trovata bene con lei. Neanche con Mark, cioè con Mark è proprio peggio di niente, veramente. Perché Mark è il solito personaggio, il solito ragazzo di 18-20 anni. Tipico medievale, cioè pensa, ma tu devi stare sotto di me, io devo comandare, devo andare io in guerra, devo fare io di qua, di là, ti devo proteggere io di qua. Sangue al cervello, odiato fino alla morte. Odiato no, però non sopportato in molti momenti della seconda trilogia, quello sì. Sono ancora un po' confusa sul finale, perché è quello che io desideravo di più, perché io, essendo Team Daniel, seguendo il suo pensiero, io avrei voluto un finale diverso, un'altra cosa, un'altra scelta da parte di Alexandra, quale poi non c'è stata. Però, alla fine il destino di Alex era quello e doveva andare a finire proprio così, quindi sono molto contenta. Comunque, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete altre domande, magari ho dimenticato qualcosa, avete altre curiosità. Ah, comunque, sono prezzi diversi naturalmente rispetto alla prima trilogia, perché la prima trilogia ce l'ho in flessibile, quindi costa 9,90. Questi sono invece diversi, il primo costa 16 euro, il secondo un po' di più perché è un po' più mattonazzo, 17 il secondo, e il terzo 18. Perché sono in copertina rigida. Comunque, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E comunque, Edizioni Giunti, mi stavo dimenticando. Iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!